Buonasera, scusate il ritardo, ma eravamo nella Booty Booty. A me la Booty Booty mi piace troppo. Ma chi la fa? Qualcuno ha percorso la Booty Booty? Poi c'è gente che c'ha... Allora, tra l'altro, scusate, siamo arrivati in ritardo perché ci ha fermato la polizia a Palmadula. Che gli ignoranti chiamano Palmadula, signora, guarda, sono dei pazzi. Ci hanno fermato a Palmadula e non ci volevano far venire giù. E volevano il cartaceo. Dica. Che non ho capito cosa fosse. Comunque alla fine siamo scesi dalla macchina, io e la mia ospite, e mio marito ha insistito, ha spuntato con la... Non si sente. Così? Alla Joy Tempest degli Europe, meglio? Col mignolo Abarth. Allora, amici miei, cari conterranei, ma anche turisti, immagino? No. Sì. No. Ma scusate, non c'è così tanta gente in tutta la provincia di Sassari, da dove sono? Da dove venite? Chi siete? Qualificatevi. Totti e tutti quanti, incredibile. Anche per noi Totti e tutti quanti. Lo so. Lascia stare. Per noi è Matteoli a Rodugo, insomma, ognuno c'è. Ognuno c'è. E il vostro Totti da noi si chiama Matteoli. Ognuno c'ha, ognuno sai, c'ha i problemi suoi. Aveva le vocali chiuse anche lui. Esatto. Allora, che dire di questa donna? Sono emozionata, eh? Ma però non mi piace a me questo, c'ha un ritorno. Mi sentite bene? Sì. Basta. Signora, si calmi. Vuol venire con noi, signora? La domenica, eh? La domenica. No, no, no. Ma non sono Maria De Filippi. Neanche la Gabanelli. Signora. Mara Venier? La signora ha detto, guardando da questa parte, che non abbiamo capito con chi ce l'ha, le due, che la guarda tutte le domeniche. È difficile perché nessuna delle due va in onda, guardi caso, eh? Poi questo è un altro discorso. Ma... Io che mi sono rincoglionita a vedervi. Benvenuta nel mondo. C'è chi si era già portato avanti dai lavori, quei lavori da prima di uscire di casa, insomma. Comunque, allora, adesso... Dai, smettila. Separate dalla nascita. Abbiamo un sacco di cose in comune che scopriremo nel corso della chiacchierata. Però una cosa me la devi far dire, cioè io la voglio sentire da te la tua storia della TV della ragazza, la tua storia di tutte le cose che hai fatto. Hai lavorato con tutti i più grandi comici vivi presenti nel panorama televisivo italiano. Non è morto nessuno di quelli. No, poi tu... no, stavo pensando. Cioè no. I più grandi, Aldo Giovanni e Giacomo, per la sono vivi, sono tutti vivi, tutti stanno bene e vi salutano caramente. Quindi chi meglio di te sa com'è lavorare con un... Ma vai, cogli uno spunto. Che domanda è? Una domanda aperta. Non è che le domande vanno a finire con un punto di domanda. No, certo, hai ragione. Bene, e lavorare con i comici è terribile, perché sono... Cioè il grande talento sul palco non è detto che poi corrisponda... Spesso sono molto malinconici, molto un po' depressi, tristi, non è detto che siano, no? Bisogna essere un po' badanti, bisogna fare un po' di maternage, bisogna... Maternage, qua siamo in provincia di Sassari, maternage. Guarda che il tuo pubblico il è meglio pubblico. Di te. Molto meglio. È meglio di noi. Molto meglio. Insomma, diciamo che non è sempre una passeggiata, perché quello che sembra che per dare questa allegria, questa energia, spesso a grandi talenti sono unite grandi momenti di... Mascaramanzie, debolezze, curiosità. Debolezze diciamo. Tante. Qual è la debolezza che ti ricordi? Per esempio il mio amato, preferito, adorato, perché c'è poco da fare, Corrado Guzzanti, secondo me è il più grande che c'è in assoluto, anche se è quello che si esibisce... meno, diciamo, ultimamente, ma adesso forse gli è tornata voglia, è uno dei più schivi, forse troppo, nel senso che riesce a fare un'ora di programma ogni 3 anni, che devo dire... Ci lavora molto. Lavora molto. Però ecco, Corrado è, secondo me, un talento straordinario, perché ha una visione, perché il talento significa anche vedere le cose che altri non vedono,
no? Tu puoi stare insieme a una persona, metterti a scrivere, facciamo questa cosa così. A un certo punto lui riesce sempre a tirar fuori una cosa e dice: ma come ti è venuto in mente? No? C'è quella guizzo di genio, però è accompagnato anche a delle cose per cui lui pensa sempre di fare delle cose che non fanno ridere, che non funzionano, per cui ha il computer pieno di cose meravigliose che nessuno che ha mai, che non lo convincono, che basterebbe fare click e avrebbe, non so, da qui fino all'eternità sketch che gli altri comici si mangerebbero le mani, ma lui non li tira fuori. Però è anche il suo bello, no? È la sua, la sua magia, insomma. Allora, tu hai cominciato la radio, poi troppo sei... poetica, mi volevi più, no, terra terra. Non ti voglio così, una miscela di sensazioni. Sì. Allora, tu hai cominciato la radio e poi hai descritto il passaggio alla TV come un trauma. Sì. Hai detto che io credevo che radio e televisione fossero la stessa cosa, invece in TV arriva prima l'immagine e poi, se sei fortunata, arriva quello che dici. Eh sì, perché la radio ero felice, parlavo, ero io, eccetera. Poi ero autrice, facevo i radiodrammi, insomma me la giocavo, no? Mi sentivo già molto arrivata. Poi mi hanno chiamato di provare a fare questa televisione, ho fatto un po' quella, vabbè, che ci sarà, che ci vorrà. E quindi io pensavo moltissimo ai famosi testi, fogli, pezzi di carta, quello che noi, no, dovevo dire, eccetera. Mentre invece nel frattempo mi truccavano e mi sistemavano a Milano, già, capito, una certa difficoltà, le ragazze del sud a Milano già ti sentivi un po'. C'era una costumista che era... vedi? La costumista stessa. Avevo una costumista che... Non sente, signora? Non posso fare tutto la... Adesso sì? No, ma sono cordiale, hai visto? La celebre accoglienza sarda. Loro due lavorano alla Proloco di Budi Budi. Signora, lei è in casa sua nel soggiorno, esca, forse è per quello che non sente. Fuori esca, dov'è? Si avvicini, signora. Insomma, avevo una costumista. Lei ogni volta faccia se no non capisco se sente. Ci teniamo, ci teniamo, cioè, tutta la sera con stanzia, che era veramente buona, come dite voi qui? Come dite voi qui? Olio. Esatto. Io invece ero normale, per cui quando andavamo, non so, tipo Milano, avete presente la Milano da bere, no? Primo programma televisivo, andavo in questi boutique, posti, stilisti, showroom, che già per me showroom era una parola, oddio che paura, eccetera. Tutti pensavano che lei era la star della televisione che doveva fare il programma e io ero la costumista. Per cui una brutta... Capisci, un inizio tremendo, perché lei aveva tipo la taglia tra 40 e 42, quelle cose che io non ho mai avuto nella mia vita. E insomma era perfetta, no? Io invece ero un po' così, diciamo una donna normale, italiana normale. La normalità è un traguardo di questo. Certo, ecco, però lì per lì, sai, non me ne curavo, quindi cioè, a un certo punto facevo un po' quello che mi diceva lei, solo che lei mi vestivano, mi truccavano, c'era un reparto trucco a Milano in quegli anni molto fantasioso, per cui andava molto l'ombretto azzurro. E io sempre a guardare questi testi, no? Intanto mi mettevo della bigiotteria, dicevo: ma che è? Dà luce, sa perché? Dice la bigiotteria, bisogna mettere bigiotteria perché dà molta luce. Fatto sta che la prima volta che io mi sono rivista mi sono messa a piangere perché ero una... non ti sei riconosciuta? No, un mostro, cioè avevo tutto azzurro qua, vestita con la taglia di quella, piena di luce che sembrava la Madonna, un mostro. Che a un certo punto giravo canale e ho visto, e pensavo che, siccome avevo mangiato, pensavo che sto male, qualcosa di stomaco, vedo e non vedo. C'era la Marini vestita da sposa, col suo vestito da sposa, nel salotto di Signorini. Ma questo oggi? Questo oggi? No, 20 giorni fa, fai conto, un mese fa, non so. Una cosa meravigliosa. Allora, insomma... In sintesi, per fartela breve, ho capito che lei è andata ospite a un'intervista come se stasera fosse venuta vestita da prima comunione. Insomma, l'ultimo sacramento che ha ricevuto. Tanto ancora c'erano i papi. Ma lei ci teneva, è sposata da poco. No, perché evidentemente c'è stato un problema con l'esclusiva del matrimonio, le fotografie, vendute, non vendute, cose, poi con gli ombrellini, hai visto, si è coperto, non si poteva vedere perché sennò... Tu hai seguito un po' questa vicenda, sì, no? Sì, 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 Allora, per rimediare... Mi vergogno a dire che l'ho seguita, che anche è partito una cipicchia al suo...
all'elegante guardia del corpo che l'accompagnava. Esatto, ma poi credo anche una citazione, una cosa. Quindi per rimediare lei è dovuta andare ospite in televisione vestita da sposa. Una cosa bellezza. Ma era una punizione o un premio? Beh, insomma, era una cosa che doveva fare, credo, da contratto. Però era, l'immagine era meravigliosa. No, scusa, mi sono allargata su questa immagine così. No, no, la parentesi Valeria Marini, insomma, poi uscirà con i contenuti speciali in DVD. Questa allora, la puoi tagliare tanto? No, no, tanto noi siamo qua. Ah, in diretta? Raccontami la tua prima diretta. Io la mia prima diretta me la ricordo piangendo, appunto. La tua prima diretta. Cosa è stata la tua prima diretta? Adesso, dopo, fammici pensare. La tua mia prima diretta è stata... La mia prima diretta è stata con Massimo Ranieri alla RAI, che gli avevo solo chiesto una cosa, di presentarmi e di non far finta che fossi là per caso. E invece? Cosa ci fai lì? Mi ha detto, è stata la prima cosa che mi ha detto. Lo ricordo. Beh, prima di, non so, io la prima diretta non me la ricordo, mi ricordo una diretta, delle dirette che facevano tremare le vene ai polsi, e quando abbiamo fatto il Pippo Kennedy, anzi addirittura Tunnel, che era precedente, non so, che era tra Avanti. Sono tutti uguali. Che, già c'è sempre stata su di noi quella strana situazione per cui oddio li tagliano, oddio li censurano. Ho sempre vissuto con questa cosa, non si sa mai, diciamo, è stato un po' una costante della mia carriera professionale. Fatto sta che lì eravamo in diretta nei grandi impotenti mezzi della RAI, qui abbiamo anche alcuni esponenti, e i famosi studi Der, no? E noi non sapevamo, era l'unico programma che andava in diretta di sera, in prima serata, dagli studi della Der, che pensavamo fossero il massimo della modernità, dalla Der, della RAI, eccetera, così. A un certo punto io stavo, c'era Corrado Guzzatti che faceva Emilio Fede, vi ricordate? Con il telegiornale di Emilio Fede, pensa quanto tempo è passato. Adesso per un attimo ho avuto sto flash di Emilio Fede, il processo, Rubi, pensa, no? Avevamo già un po', un po' previsto tutto. E a un certo punto lui stava fecondo nello studio dietro, un finto collegamento, dice, quelle classiche cose. Un certo punto buio, era andata via la luce. Cioè praticamente agli studi Der era scattata l'interruttore generale. Però tu eri ancora in diretta o no? In diretta, ma a casa tutti quanti hanno visto il buio. E tu eri con Corrado Guzzanti? Io ero con Corrado Guzzanti, la band, il pubblico, l'ira di Dio, in una situazione in cui non si poteva fare altro che aspettare, per cui cominciava a arrivare la telefonata al centralino RAI, li avete censurati. Quella volta invece non era successo, ma è successo pochi anni dopo. Resistete, andate avanti, gente è arrivata con la macchina e ha trovato una situazione assurda, con le candele, uno studio con 100 persone di pubblico, l'orchestra, cose, eccetera, lui vestito come un pupazzo da mio figlio, quell'altra vestita, cioè veramente dei poveracci, al buio così, aspettare arrivasse il tecnico, che poi è arrivato e ha fatto così e è ripartita la diretta. No, questo vuol dire, e quindi così è andata quella volta, che hai sfiorato, hai tenuto la censura. Volevamo fare finta e dire, beh sì, effettivamente. Eravamo molto scomodi. Era una battuta un po' forte. Alla RAI hai lavorato tanto. Tanto. Hai cominciato là, insomma, ecco, hai detto Tunnel. Su Tunnel una parentesi va fatta, perché sicuramente molti di voi sapranno che l'ultima apparizione di Kurt Cobain... vivo. La teoria di Geppi è che si è suicidato per colpa mia. Adesso, no. Guarda, questa è una roba brutta. Non lo dire questa cosa. Allora, io giudicate voi. Kurt Cobain va in un programma italiano ospite, che è il suo Tunnel. Comunque, no. E canta, perché doveva cantare. Beh, comunque Nirvana ospite un programma, Nirvana, non l'ha mai visto. Chi scelgono? Scelgono lei, la più figa del regno, giustamente. Loro cantano. Lei aveva deciso, perché questa qua c'è la mente che gira, che i ragazzi in Nirvana dovessero interagire con Corrado Guzzanti, che faceva Lorenzo. Quindi allora loro finiscono di cantare, arriva Corrado Guzzanti e 100 persone del pubblico, Lorenzo, Lorenzo. Ovviamente in Nirvana non ne hanno manco cagati. Dopo un mese il ragazzo fa l'insano gesto, vuoi prendere le distanze? Dove scrive, dopo aver scritto in una lettera, che sentiva la distanza dal suo pubblico.
che il pubblico non lo emozionava più, lo credo me, è arrivato uno che ha detto: ma tu bevi cifamoni e gaglia, ha detto. Tu capisci? No, andiamo a spiegare. Ci sono degli aneddoti che, allora, dietro, allora io, perché la cosa che siccome la fissa nostra era che tutti dovevano interagire con i personaggi del programma, no? Quindi arrivava chiunque, arriva in Nirvana, devi interagire. Chi andava a spiegare questo a Nirvana? Io. Un inglese diceva: so there is a little boy called Lorenzo, normal but not very normal, cioè. E questi già in Nirvana che ti guardavano, che tu vedevi proprio attraverso, no? Cioè, già alle prove avevano quasi semi ucciso l'uomo del fumo, perché c'era sto poraccio del... l'uomo del fumo qua. L'uomo del fumo. Ma parli di Nirvana. Purtroppo magari, ma in Rai non c'era l'uomo del fumo delle canne, c'era l'uomo del fumo che faceva la macchina del fumo. Allora sai, la cosa modernissima, quando c'era un gruppo rock partiva questo. La rotella, la macchina del fumo. E allora alle prove, per far vedere eccetera, che eravamo moderni, oh, andategli giù col fumo. Pure noi non è che proprio stiamo così. Quindi provano sto pezzo e questo voraccio gira la manovella e gli arriva sta Kurt Cobain, che comunque bene non stava. È partito dietro le quinte e ha cominciato un sacco di botte a sto voraccio della Rai, vecchio signore della Rai, terrorizzato. Allora spiega: no, because I smoke, I don't want to smoke, capito? Puoi dirlo anche. Naturalmente, senza. Quindi questa è stata, come dire, la premessa. Dopodiché, e gli ho spiegato tutta la cosa, che arrivava Lorenzo, eccetera, così, e sembrava che avessero capito. Tu non hai visto, perché poi è partita la pubblicità a un certo punto in quel filmato, quando dopo Lorenzo così, loro si sono buttati tutti addosso per togliergli la parrucca. Scopre la luce, la parrucca messa con le forcine, praticamente a livello di scuoio. Io ho lanciato la pubblicità, quindi purtroppo non è rimasto alla storia il pezzo dopo, dove si vede Corrado pallido con Kurt Cobain che cerca di spogliargli la testa, che secondo me se l'avessimo invece filmato erano dei pezzi di grande televisione.